E finalmente siamo partiti per la nostra destinazione. E faremo un bel viaggetto, visiteremo l'arte e la cucina di Firenze e andremo a mangiare in uno dei posti più rinomati di Firenze. E vi lascio con l'acquolina in bocca, perché io ho già l'acquolina in bocca, quindi ci vediamo dopo. E dopo una breve capatina all'uomo di casa, dove mi ha fatto assaggiare il suo filetto buonissimo, ci ritroviamo subito a Firenze. Infatti dopo una breve dormita e un viaggetto verso Firenze, ci ritroviamo nel bel mezzo della città. Appena arrivati, adesso proseguiamo nella nostra tappa. Guarda che roba, ragazzi, c'è roba immensa, guardate che roba. Sì, che cosa, fontana di Nettuno, che piazzona bella. Ponte Vecchio. Fermatevi un attimo qui all'infocillare a Sapori Toscani. Dopo andremo al Giardino dei Popoli, faremo una bella capatina lì e poi andremo al Podere che abbiamo prenotato. Ma adesso guardiamo un po' la schiacciata toscana. Facciamoci la foto così. Allora, schiacciata particolare tradizionale con la mortadella, andiamo a assaggiarla. Muore che buono. Buona. È mortadella particolare, non è come la nostra, molto buona. Questa è la mia. Ecco, è buona, lì siamo qui. Cioè, il grasso del porchetto ricopre tutto un sapore particolare. Con la stracciatella e con la mia. Buona, ti piace? Noi beviamo la birra rossa artigianale toscana. Al miele, si vede? Guarda come va. Allora, è stato molto gentile Giulio dai Sapori Toscani, perché abbiamo fatto questa degustazione con una schiacciata molto particolare. Se passate di qui da Firenze, dal Ponte Vecchio, fermatevi perché è molto vicino e facciamo proprio Sapori Toscani, street food, queste cose, quindi fermatevi qua. Buon, ragazzi, bellissimo, siamo arrivati finalmente al Podere, dove ci hanno dato la camera, ma ci hanno dato la camera in un posto, sentite, si sente, ho trovato cicale, il paese delle cicale, perché sono tantissime, però è un bellissimo posto, colline, cicale, tanto caldo, ma qui si sta da Dio. E di qua da questo lato abbiamo anche il giardino, c'è anche la piscina che si trova laggiù in fondo, non so se si vede, una vista spettacolare sulle colline di Firenze. Siamo diciamo a Scandicci. E nulla, adesso ci ristoriamo un pochettino, non grido tanto perché c'è la signora di sotto e non voglio far rumore, ci ristoriamo e questa sera andiamo a mangiare, a degustare la fiorentina da 1,2 kg, perché sotto le tre dita lo sapete già, quindi ci vediamo dopo. Allora, siamo finalmente arrivati alla trattoria dell'Oste e qua si mangia la fiorentina.
infatti stiamo già spulciando i vari menu, perché così ve li faccio vedere. Vari menu dove troviamo la fiorentina, che sarà di 1,2 kg, e ce la mangeremo tutta. Pianini. E adesso arriverà la bella bisteccona. Posso filmare? Certo, okay. Ah, che bellezza. Chiedina principalmente a manzo toscano, che arriva a 2 anni. Sì. È molto conosciuto per il semplice fatto che è una manza che pascola, sì, liberamente nel prato, mangia solo erbe. Ah. Quindi per questo è una delle meno grasse che ci sia, quelle italiane. Ok. E tra l'altro c'è un gusto molto intenso, di coraggio, normale. Ed è molto molto tenera. Arriva fino a 26 giorni di frullatura, sono i giorni top, insomma, per la densità e la tenerezza top. Molto bello. Allora, è arrivata la mia tartar con la burrata. La vuoi assaggiare invece la sua? È arrivata con l'uovo. Falla rompere. Wow. Vai. Assaggiala. Dimmi com'è. Sei convinta? Ma in realtà era convinta, solo che venendo dal Piemonte noi siamo abituati molto bene a mangiare le tartar o la battuta di fassone, quindi non sembrava chissà quale gusto, ma era molto buona. Se poi l'assaggio anch'io. La mia è un pochettino più piccola, non so se si sente. Un pochettino più piccola, però c'ha la burratina. E mette l'olio e il sale. Sale. Facciamo il sale dell'olio. Buono, la burrata. Buono. Però facciamo una per l'olio. Questo è pesto. Buono. Cosa bella è che veramente sembra piccola, ma è molto molto spessa. Molto spessa nel taglio. Oh, questo sì che è un coltello, cioè devo prenderlo in mano, guarda. E per tagliare quella ci va un coltello del genere. Voilà, è arrivata. Grazie mille. Mamma mia, senti come frigge. Fantastico. Il taglio proprio. Dai. Ah, adesso sì, adesso si ragiona. Si scioglie. Mamma mia, fa vedere. Fantastico. Signore e signori, la fiorentina chianina. Fiorentina chianina, 1,2 kg. E poi mettiamo un po' di olio. Sì. Un po' di sale. Ok. Poi andiamo a tagliare. Questo è la svolta. Alle lacrime. Piangendo.
Qualcosa di no, qualcosa di... Quindi è meritato spendere questi soldi? Oh yes, va bene. Allora, siamo passati al dolce. In realtà, allora, lei vuole prendere la cheesecake, ma non lo sappiamo. Io prendo un amaro. Dopo un Jägermeister, anche la panna cotta al cioccolato. Buona. Faccio la foto. Guarda come lo taglio, che buono. E poi... Kumale, proprio a Firenze dire Kumale, Piemonte, è buona, cioccolato. Ma che roba, non ci puoi credere. No, così no, però dai. Lo bagno, cuccio bene bene nel cioccolato. Dai, fare così. No, esagerato. Roba. Troppo belle, troppo buone, è vero? Troppo buone. Allora, come sei, contenta di aver speso? Sì, ma non puoi sacifra. Vabbè, ma una volta cioè, è il nostro anniversario. E il nostro anniversario dovevamo fare un qualcosa di nuovo. Però devo dire che la fiorentina di Chianina è una roba pazzesca. Allora, io devo dire che è consigliatissimo venire a mangiare qua, perché la fiorentina è una roba... Si scioglie in bocca. Cioè, il filetto si scioglie, quando lo tagli è proprio... Non lo tagli, sì. Proprio... Non, è indescrivibile. Comunque, davvero troppo buono. Se passate di qua, Trattoria dell'Oste, Oricellari, infatti vi lascio il link in descrizione se volete passarci. Dovete passarci da Firenze, quando ci siete, da Firenze. Pranzo allo street food e poi Oricellari, prendete la tartar che è una roba mostruosa. Anche se devo dire che noi venendo dal Piemonte la tartar... Noi siamo molto... siamo abituati bene con la tartar, quindi... Guardalo, l'abbiamo visto, l'avete abbiamo visto? Due. Era davanti a noi. Stavamo andando al podere. Cosa stai facendo? Vieni, dai. Tiri. Prendilo. Vai. Sì. Aperto. No, è là? È là? Vai. Vuoi ancora giocare dove la pietra? L'hai nascosta. È mia, è mia. L'hai nascosta col piedino? Mamma, c'è un botufolo, c'è. Brava! Brava! Ecco il giorno! Abbiamo dormito davvero da Dio! Ah, sono ancora tutto rimbambito dalla mangiata di ieri, ma adesso andiamo a fare colazione, poi faremo il check out e ci dirigeremo verso Pisa. Pisa, quella... andremo a vedere la torre, molto bella, e... quindi ci vediamo dopo. E siamo arrivati anche alla torre di Pisa. Comunque molto bello Pisa, mamma mia, già si vede di qua, si intravede. Basta che arriviamo a questo arco, noi abbiamo parcheggiato molto vicino, basta che arriviamo a questo arco vediamo. Mamma mia, che bello! No, that's not it.
Boom. Eccoli qua. È la piazza del Duomo. L'abbiamo vista. Veramente immensa. Davvero imponente, ragazzi, bellissima, molto bella, non credevo che era così bella. È veramente, mi vergogno di non essere andato prima. Molto molto bella questa piazza, ed è immensa, guardate, immensa. C'è maestosità, ragazzi. Boom. Tantissima gente. E bevi, che ti devi idratare. Ebbene, che dire, siamo già di nuovo tornati a casa, perché è stato molto bello, Firenze. Non vi ho fatto vedere tutti i vari dettagli di cose, andatela a visitare ovviamente, e se passate di lì andate a mangiare in quei due posti con street food, sapori toscani, e poi Podere, Val di Botte. Vi ho lasciato tutti i link, tutte le varie cose, ci sono anche i numeri di telefono. E Oricellari, Trattoria dell'Oste, Oricellari, mi raccomando, andate a mangiare lì, perché abbiamo mangiato da Dio. Quindi rimanete sintonizzati, faremo sicuramente altre degustazioni in altri posti. Quindi, e se sto cane finisse di abbaiare, ma non fa niente, faremo altre degustazioni e ci vediamo ai prossimi video. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e, molto importante, accendere la campanella. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!